Vyblisk di Valentin Vasianovich, film ucraino che racconta il conflitto tra Russia e Ucraina. È un film che mi ha sorpreso. Di fatto viene raccontato attraverso un unico piano sequenza, o meglio, più piani sequenza ma con camera fissa frontale. Inizialmente questo aspetto tecnico mi spaventava, poi però ho apprezzato questo gioco di profondità che viene esaltato dall'inquadratura frontale. È una storia che non lesina sulle torture di guerra e quindi sul dolore, sul dramma di qualsiasi conflitto, nello specifico ovviamente quello tra Ucraina e Russia, e poi racconta come questo protagonista, che è un medico e che è sottoposto e vede qualsiasi tipo di orrore, prova a rientrare nella vita di ogni giorno, si salverà, tornerà ad una dimensione più vicina possibile al normale grazie al rapporto che avrà con la figlia, e la vicenda è raccontata ovviamente con sullo sfondo questa Ucraina molto cupa, molto fosca, con molta neve, con molta pioggia, e devo dire che è un film che mi è piaciuto malgrado io sia lontanissimo da questo tipo di pellicole, quindi per me è un po' il film sorpresa di questa mostra. Reflection è un film che mi ha annoiato molto, non mi è piaciuto, anche se capisco le intenzioni del regista che ci porta nel conflitto tra Ucraina e Donbass con un grande rigore stilistico, però quando c'è un film di grande rigore stilistico 9 volte su 10 significa che noi spettatori poi ci dobbiamo suicidare per la noia. Devo dire la verità, c'è molta violenza, forse anche esibita, un po' inutile ai fini della trama, credo, perlomeno come l'ho letta io, e c'è una mancanza totale di empatia per i protagonisti, si fatica a entrare in contatto con loro e credo che la pecca narrativa maggiore sia stata quella di raccontare un conflitto, non il conflitto tra Ucraina e Donbass, e quindi da questo punto di vista è un film come ce ne sono stati tanti prima su questo tema e che manca un po' di unicità.